Siamo nel comune di Terre Roveresche, più precisamente a Orciano, dietro di me la scuola media Giacomo Leopardi. Qui nella giornata di domenica si sono registrati degli atti vandalici. Il plesso, che ospita anche gli alunni di Mondavio, è stato preso di mira dai vandali che, muniti di pennelli e vernice trovati all'interno dello stabile, hanno imbrattato i muri appena ritinteggiati, visto che l'immobile è in fase di ristrutturazione e completamento. Perché siamo qua in questa scuola che stiamo ristrutturando, che abbiamo avuto delle lunghe vicissitudini, e oltre ai tanti problemi che abbiamo avuto, riguardo a tante ditte che abbiamo incontrato, diciamo dei buon temponi, hanno avuto questa così alzata d'ingegno, questa bravata, chiaramente è inqualificabile, che sia io che il mio collega di Mondavio, Mirko Zanovi, condanniamo senza se senza ma, in cui ecco appunto hanno imbrattato i muri già pronti con delle scritte di questo genere, ma chiaramente anche peggiori. Bestemmie, simboli, disegni di poco gusto e frasi senza senso sono apparse sui muri di tutti i piani del plesso scolastico, aule comprese. Un gesto che rappresenta uno sfregio non solo per la struttura, ma per l'intero territorio, si legge in una nota rilasciata dai due comuni. Proprio quando ci si stava avvicinando all'ultimazione dell'opera, dei vandali hanno voluto danneggiare e offendere il luogo simbolo della socialità, della coesione e del sapere, causando danni economici. Tanto lo sdegno sui social dei cittadini e delle famiglie. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri di Terre Roveresche per dare e trovare dei nomi a chi ha compiuto questo gesto inqualificabile. Speriamo che gli autori di questa bravata, chiamiamola così, vengano in qualche modo rintracciati, che sarebbe opportuno che veramente per una volta chi sbaglia veramente paghi, perché qui, oltre alle scritte eccetera, abbiamo chiaramente imbrattato e danneggiato un bene pubblico che non è né mio né del collega di Mondavio, ma di tutte le comunità, e soprattutto è ancora più inqualificabile questo gesto. Perché? Perché viene fatto proprio all'interno di una scuola che dovrebbe educare al meglio i nostri figli.